mio Cristiano, per noi Linda Celani. Sei pronta a guardarti? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Vai, vai, vai. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Gli strumenti mi sono sempre piaciuti. Sempre, infatti mia sorella suonava prima il violino, mio padre strimpella tuttora la chitarra, le congas. Da qui è nata questa sorta di sogno e ho intrapreso a suonare il pianoforte. Sono un ragazzo fortunato. Siamo in Puglia in una bellissima e fredda giornata di fine inverno per conoscerlo, questo ragazzo fortunato. Sei bella come il sole, ah, me li fai impazzire, sei. Cristiano Cosa ha 13 anni, frequenta con buon profitto la terza media all'Istituto Cesare Battisti di Taranto e ha due grandi passioni. Il tuo cuore batte più per la musica o per il calcio? Per la musica, onestamente, perché diciamo che suono il pianoforte, mi piace veramente la musica, da Rino Gaetano a Pino Daniele a tanti e tanti cantautori, che sono proprio è la mia passione, il cantautorato. Chi lo ha assicurato che è stato Al suo provino a Roma, agli inizi della stagione televisiva, Cristiano non sapeva ancora che sarebbe entrato nel cast di Festa Italiana. Allora come adesso, alla vigilia della sua esibizione, l'emozione è grande, ma la grinta lo è altrettanto. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Una passione coltivata sin da piccino e condivisa col papà Franco, artista a tutto tondo, cantante e imitatore, che lo ha cresciuto a pane e musica. Da grande vorrei fare onestamente l'artista, come mio padre, che è uno showman, vive quindi nel mondo dello spettacolo. Grazie a lui ho questa verve, diciamo che ho incominciato a studiare pianoforte perché lui mi ha dato la voglia quindi di intraprendere questo sogno. Per me è un sogno nel cassetto, diventare un artista. Ascolta quello che gli dico, però non più di tanto. A un certo punto fa tutto quello che il suo cuore, il suo istinto gli dice. Tanti amici, riesce a socializzare, a differenza un po' mia che sono un po' più timida, lui riesce a socializzare veramente facilmente. Anche Mariangela, sua sorella maggiore, suona la batteria e la convivenza in casa con tutti questi artisti a volte diventa difficile. È bello fare i servizi, ascoltare la musica, però molte volte vuoi stare da sola, tranquilla, ma qua in questa casa non è proprio possibile proprio. Messi quel nuvole! Si canta a tutte le ore? In qualsiasi momento, anche ho paura che qualcuno venga per lamentarsi, per dire, per piacere, signora, li faccia stare zitte. Spero solo che, prima di tutto, che vada bene a scuola, poi il resto verrà da solo, insomma, se promette. Bisogna avere orecchie, bisogna avere il pacco immerso. Ma come tutti gli adolescenti, Cristiano trova anche il tempo per divertirsi. È spiritoso, fa ridere, è anche bravo a cantare. Ma anche in classe canta? Alcune volte. Da quando è nato, è stato con noi, gli è piaciuto fare sempre il centrocampista, perché ha un'abilità proprio naturale a dirigere i compagni, è una bella personalità. Credo che se dovesse avere successo, no, non credo che cambierebbe, no, come amico non cambierebbe. Cristiano, ha successo con le ragazze? Sì, molto. Ti ritieni un tipo romantico? Al momento no, onestamente no.